intendimenti, stabilizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale, sanitario, sociosanitario, amministrativo e tecnico professionale reclutato dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, sensi dell'articolo 1,268. Prego, consigliere Pastorelli. Grazie Presidente, grazie anche per aver sottoscritto la presente interrogazione. Ovviamente chiediamo quindi gli intendimenti di stabilizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del servizio sanitario. Nel luglio 2023 le due aziende sanitarie dell'Umbria avevano disposto la stabilizzazione del personale precario. Nello specifico l'ASL Umbria 1 ha provveduto a stabilizzare 137 dipendenti tra infermieri, operatori sociosanitari, medici, tecnici e specialisti che avevano prestato la loro opera durante la crisi dovuta dalla pandemia di Covid-19. L'azienda ASL Umbria 2 aveva disposto un piano di stabilizzazione con assunzione a tempo indeterminato di 129 professionisti della salute. La Giunta regionale ad ottobre 2023 ha raggiunto un accordo con le aziende sanitarie regionali e i sindacati sulla stabilizzazione. Considerato inoltre che in data 18 ottobre 2023 è stato sottoscritto un accordo tra Regione Umbria, aziende del sistema sanitario regionale e organizzazioni sindacali rappresentative del personale della dirigenza del comparto sanità di cui la Regione ha preso atto con la DGR numero 1099 del 25/10/23, con indicazione alle aziende sanitarie regionali di procedere preferibilmente entro il 31/12/2023 alla pubblicazione di avvisi finalizzati a raccogliere le manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, definendo criteri di priorità regolativi della procedura. Con delibera del direttore generale dell'ASL 1, l'azienda disponeva l'emanazione, pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla stabilizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio ai centri delle vigenti leggi. L'azienda sanitaria ASL numero 2, con deliberazione del direttore generale del 14/12/2023, ha indetto avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla stabilizzazione del personale dirigenziale, non dirigenziale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche con contratti sempre di lavoro flessibili e anche qui qualora non più in servizio nel rispetto della normativa vigente riferita ai limiti di spesa per il personale degli enti medesimi. Quindi rilevato inoltre che la Regione Umbria ha annunciato l'intenzione di stabilizzare circa 500 professionisti del settore medico e sanitario, tra cui infermieri, operatori sociosanitari, medici, tecnici e autisti del servizio del 118, che hanno prestato servizio durante la crisi sanitaria Covid-19. Tutto ciò premesso e considerato, interroghiamo l'assessore regionale per sapere quali siano i propri intendimenti in merito, quindi allo stato di attuazione del programma di stabilizzazione e le tempistiche previste per completarlo, alla tipologia di categorie professionali e al numero di candidati ammessi alla procedura di stabilizzazione sopracitata, alle misure che sono state adottate per garantire il processo di stabilizzazione in modo trasparente, equo e nel rispetto di principi di merito e competenza. Ai vantaggi, inoltre, ed infine, che queste stabilizzazioni apporteranno al sistema sanitario regionale e alla qualità dei servizi offerti alla popolazione. Grazie. Grazie, consigliere. Prego, assessore Coletto. Grazie Presidente. In esito alle manifestazioni di interesse pervenute alle quattro aziende del Servizio Sanitario Regionale, sono ammesse alle procedure di stabilizzazione con la formazione di appositi elenchi cui attingere un numero complessivo di riferimento alle varie categorie professionali di 594 unità. Evidentemente sono suscettibili di incremento. È necessario sottolineare tuttavia che il numero totale di ammessi è ancora suscettibile di un incremento in quanto l'azienda AS2, con riferimento ad alcune categorie professionali, sono ancora in corso di definizione alcuni atti di ammissione in graduatoria.
Nei piani triennali del fabbisogno 2024-2026, attualmente adottati in via provvisoria, con delibera dei direttori generali delle aziende del Servizio Sanitario Regionale, hanno provveduto ad esplicare il programma di stabilizzazione da effettuare nel corso del 2024, individuando un numero massimo di unità stabilizzabili tenendo conto dei vigenti limiti di spesa in tema di personale. Faccio sempre riferimento al limite test e costi 2004 meno 1,4%, che è legge nazionale. Nella tabella che segue è rappresentato la figura professionale di un numero totale di stabilizzazioni previste e delle stabilizzazioni ad oggi già perfezionate a livello consolidato regionale. Non sto qua a leggere tutte quante le professioni, ma 457 sono le stabilizzazioni che fanno parte del fabbisogno 2024. Di queste 457, 210 sono già state stabilizzate e complessivamente il processo di stabilizzazione programmato si completerà entro la fine del mese di aprile 2024. Le procedure attuate dalle quattro aziende del Servizio Sanitario Regionale garantiranno i principi di trasparenza e equità nel rispetto del merito e competenza di quanto espletate in attuazione dell'accordo regionale dell'approvazione con approvazione appunto della DGR 1099 del ottobre 2023, delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza delle procedure di reclutamento e sulla base dei criteri di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale operante all'interno del Servizio Sanitario Regionale come risultanti negli avvisi di manifestazione e di interesse adottati dalle aziende per la formulazione degli elenchi del personale da stabilizzare. A riguardo dei vantaggi apportati dalle stabilizzazioni, le aziende hanno rappresentato la necessità di cogliere l'opportunità offerta dal legislatore nazionale e dall'intesa regionale mediante l'applicazione dell'istituto in argomento per la valorizzazione e il consolidamento dell'esperienza maturata dal personale entro le aziende sanitarie regionali con la trasformazione di rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato, quindi stabilizzati a tutti gli effetti. Concorrere unitamente agli ulteriori strumenti di reclutamento definiti nell'ambito della programmazione dei fabbisogni al complessivo potenziamento delle strutture che presentano criticità di organico a salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza destinati alla collettività garantendo anche una maggior stabilità all'organizzazione dei servizi. Ridurre infine i contratti a tempo determinato anche in relazione all'obiettivo della riduzione del costo del personale precario. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Pastorelli. Sì, innanzitutto la ringrazio Assessore, sono assolutamente soddisfatto della sua risposta, anche perché è andato oltre le più rosee previsioni. Qui io parlavo un'integrazione di 500, lei mi ha parlato di numeri superiori e quindi io la ringrazio anche per aver ascoltato le nostre richieste e per aver adottato anche il buon senso del buon padre di famiglia. Ecco, approfitto che oggi 19 marzo anche per fare gli auguri a tutti i papà che ci stanno seguendo in questo momento. Ecco, quel buon senso che noi come maggioranza abbiamo adottato su tanti provvedimenti. Certamente rifugge dalla politica del PD e di questa minoranza che con le fake news sulla sanità oramai ne stanno facendo un must, non ultima quando il consigliere Bori, segretario del PD regionale, che non c'è, mi spiace, non c'è nessuno, ma il capogruppo se lo prende lei la responsabilità di uscire con la notizia del direttore d'ospedale dell'azienda ospedaliera di Perugia che se ne andava, poi 5 minuti dopo smentita proprio dal diretto interessato. Ecco. Quindi a noi rifugge un pochino questa politica, ma la politica concreta dei fatti. Quindi ringrazio la Presidente Tesei, l'Assessore Coletto per essersi prontamente attivati su questa situazione per dare risposta sicuramente ai lavoratori, quindi ai precari e a coloro che meritano e meritavano e meritano di entrare a far parte di questo mondo lavorativo. E poi anche perché con un maggior numero di risorse possiamo ancor più dare risposte necessarie a tutti i cittadini umbri che si aspettano da noi ancora molto di più. Grazie.
Oggetto numero 5, interroga la consigliera Meloni, risponde l'assessore Melasecche, svincolo 45 uscita Marciano, intendimenti della giunta regionale. Prego consigliera Meloni. Grazie Presidente. Allora, l'interrogazione verte sullo svincolo della E45 uscita Masciano. Naturalmente, come sappiamo bene, la E45 non riguarda soltanto questo pezzo di territorio dell'Umbria, ma è ovviamente un'importante infrastruttura per la nostra regione e per il collegamento della nostra regione con le altre limitrofe. Sappiamo che a novembre 2023 il Comune di Marciano ha ufficialmente presentato l'intervento di realizzazione di una piattaforma logistica nella zona industriale a ridosso della località Cerro, lungo la strada che collega il capoluogo con l'AE45. Naturalmente non leggerò tutta l'interrogazione, ma andrò per punti e parlerò soltanto delle due o tre cose principali. Allora, questa piattaforma logistica è utilizzata dal gruppo Unicon Spa, che come sappiamo è uno dei principali operatori della grande distribuzione organizzata a livello italiano, che è presente in Umbria con vari marchi e con varie realtà in tutti i luoghi dell'Umbria, che lavora ovviamente nello smistamento di prodotti per la casa a servizio delle strutture di gruppi non solo appunto in Umbria ma anche in Toscana, in Lazio, in parte nelle Marche e nell'Emilia Romagna. Ora sappiamo che questa operazione potrà produrre circa l'aumento di 250 mezzi pesanti in transito e questo ovviamente preoccupa non solo gli abitanti di quel territorio. Premetto che sull'opportunità del territorio siamo tutti d'accordo, specialmente quando parliamo di posti di lavoro, di sviluppo economico del territorio, sia con le realtà presenti che con quelle che verranno per i prossimi anni, ma lo sviluppo deve anche continuare a garantire sicurezza stradale e anche sanitaria, perché lì, come sappiamo, c'è anche il tema dell'ospedale di Pantalla e comunque della sicurezza sanitaria di tutti i cittadini. C'è il tema della viabilità del territorio, che già in questo momento risulta spesso congestionata e quindi con forti difficoltà, e quindi la situazione della viabilità è già abbastanza critica in quella zona. E poi perché vorremmo anche capire se ovviamente gli interventi in considerazione della nascita di questa piastra per il momento prevedono soltanto degli interventi che non sono sufficienti a far defluire tutto il traffico. Proprio per questo motivo abbiamo letto anche le dichiarazioni di questi giorni della sindaca, che mezzo stampa ha cercato di rassicurare i cittadini dicendo che anche attraverso ovviamente la conferenza dei servizi è in contatto e in collaborazione stretta con la regione dell'Umbria per cercare di lavorare nel rispetto delle tempistiche e della risoluzione delle questioni. E ovviamente vorremmo sapere con questa interrogazione se la giunta regionale ha preso in considerazione la proposta fatta in consiglio comunale a Masciano relativa al raddoppio dello svincolo all'altezza appunto dell'uscita ai 45 per Masciano, e se sì quale anche azioni intende intraprendere per la realizzazione di quest'opera. E aggiungo anche che vorremmo capire anche se le tempistiche di cui appunto sempre a mezzo stampa in consiglio si è parlato, che è quello di l'inizio dei lavori previsto nel mese di marzo e i tempi di realizzazione di circa 2 anni, sono ancora da prendersi in considerazione come tali, anche perché sappiamo bene che il territorio che viene interessato dall'intervento è molto ampio, circa 11 ettari, e quindi credo che questo sia un progetto da attenzionare e soprattutto di interesse dell'intera Umbria e non soltanto di quel pezzetto di territorio. Ovviamente sarebbe gradito, anche lo riporto all'ufficio di presidenza, che magari quando ci sono le interrogazioni non ci sia tutta questa caciara, e per cui insomma il rispetto deve essere generale, no, ma nel senso che la prima parte dell'interrogazione è stata estremamente disturbata. Grazie. Prego assessore per la risposta. Leggo il primo atto relativo alla richiesta da parte della dirigenza
alla mobilità strade e infrastrutture dell'Umbria all'ANAS, rilevando proprio la necessità di un parere specifico sulla potenzialità dello svincolo di assolvere i propri compiti. Si precisava che chiaramente si chiedeva un parere di compatibilità tra i flussi attesi, specialmente dei mezzi pesanti, e la geometria attuale dello svincolo nella sua complessità, individuando laddove necessario gli adeguamenti necessari. Il predetto parere doveva essere trasmesso nel più breve tempo possibile. Ricordo però comunque che nel frattempo ANAS ha già provveduto, per quanto riguarda l'area di Marciano, alla eliminazione di quella grossa frana che insisteva da anni, pericolosissima, e facendo tutto un lavoro di consolidamento del costone, eliminando per sempre il problema. Sta in quel tratto sostituendo le barriere di sicurezza centrale, sta ha quasi completato sostanzialmente il consolidamento del sottofondo e della pavimentazione, sempre sulla strada della Barca in prossimità del Cerro. Ricordo che come Regione abbiamo finanziato la realizzazione di una delle due rotonde richieste, che servono proprio ad evitare incidenti stradali che su quella strada hanno in qualche modo segnato gli anni passati, con incidenti anche abbastanza gravi. Per quanto riguarda il discorso specifico, ricordo che mi sono recato personalmente con i tecnici dell'ANAS e del Comune di Marciano sul luogo per verificare la situazione. L'ANAS ha ribadito sia a livello verbale che a livello scritto che la parte relativa che vediamo in rosso sulla piantina non è di competenza ANAS, ma è di competenza della provincia. Quindi è la provincia a cui solleciteremo adesso un intervento per studiare. Ovviamente chiederemo all'ANAS di collaborare, la Regione svolgerà sempre il suo compito, ma il problema fondamentalmente è questo, dove gli autotreni più grandi entrano ed entrando tendono ad invadere l'altra corsia, se non entrano ad una velocità bassa. Quindi, poiché però non c'è dubbio, l'area industriale di Marciano è un'area fondamentale e importante, in sviluppo, come ricordava la consigliera, è fondamentale che ogni ente che ha competenza su quello svincolo svolga il proprio compito. La richiesta all'ANAS. L'ANAS cosa ha risposto? Al riguardo, visti gli elaborati di progetto e considerata la relazione trasportistica, esprime il nulla osta, quindi alla realizzazione della piastra logistica, per quanto di competenza, alla realizzazione dell'intervento, specificando che la criticità evidenziata nella citata relazione afferisce a viabilità di competenza della provincia di Perugia. Quindi passa la palla alla provincia. Cosa risponde la provincia? Tali modifiche, allora, realizzazione di una piattaforma logistica in località Cerro del Comune di Marciano. Dato l'elevato transito giornaliero di mezzi pesanti, dovranno essere approfondite e verificate in fase di progettazione esecutiva al fine di realizzare tutte le modifiche necessarie alla viabilità provinciale esistente, atte a garantire la fluidità del traffico in uscita e in entrata dalla strada provinciale della limitrofa viabilità statale. Tali modifiche saranno esaminate dai nostri uffici nelle fasi successive di progettazione e comunque prima dell'inizio dei lavori per l'ottenimento del nulla osta definitivo. Quindi è la provincia competente per quel tratto di strada e la provincia si esprime dicendo che appunto il progetto deve essere dettagliato, e esprimerà la provincia
in modo particolare quanto necessario per consentire la realizzazione della piastra. La determina poi dirigenziale, per concludere, della regione, precisa in sede di esame dell'eventuale VAS. Si fa inoltre presente che a seguito del considerevole aumento del traffico pesante, la stessa relazione trasportistica rileva una criticità in corrispondenza della connessione tra la strada provinciale 375 e lo svincolo dalle 45 in direzione di Perugia, senza tuttavia includere nello scenario di progetto la relativa risoluzione. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo fatto presente i problemi, la provincia dovrà assolvere al proprio compito e la stessa provincia, lo ricordo, indica, e la struttura regionale relativa alla VAS chiede la realizzazione di una rotatoria di cui parlavo prima, in corrispondenza dell'incrocio tra la provinciale 375 e vocabolo Teveraccio, per facilitare l'ingresso di autocarri nella nuova struttura, una seconda rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra la strada provinciale 375 e via Cerro Alto, quindi le due rotatorie che si andranno quindi a realizzare, e l'adeguamento in corrispondenza del raccordo tra la strada provinciale 375 e le rampe di ingresso ed uscita dalle 45. Quindi, per quanto riguarda la regione, chiameremo ad un tavolo tutti gli enti interessati, quindi la provincia, sicuramente il comune, l'ANAS, per fare in modo che ognuno si assuma le proprie responsabilità in ordine ai problemi che in qualche modo già esistevano in parte da anni, perché evidentemente il problema è non di oggi, però indubbiamente con l'incremento del traffico che potrebbe esserci, è opportuno che ci sono degli interventi che devono essere più puntuali possibili. Grazie Assessore. Dunque, per appunto ricapitolare, tanto grazie della risposta dettagliata e anche dello scambio di informazioni tra i vari enti, sicuramente molto molto utile, perché sono appunto varie le entità che insistono lì in questo megaprogetto, che appunto sono la Regione, il Comune, l'ANAS e la Provincia. Allora, sicuramente la questione delle rotatorie, ora perché quel territorio un po' lo conosciamo, purtroppo potrà facilitare, ma sicuramente non risolve, perché lo vediamo un po' anche in tutto il resto dell'Umbria e non solo. Quindi non sono sicuramente sufficienti a snellire. Tendo a ribadire il fatto che si tratta di una piattaforma logistica molto importante e molto impattante, sia per la grande lunghezza e grande larghezza, insomma, dell'intervento, perché 11 ettari sono uno spazio molto importante, ma sia perché questo gruppo, la Unicom, per chi lo conosce, cioè gestisce ed ha molti marchi e molti, fanno riferimento moltissimi marchi, adesso non li sto a elencare tutti, ma insomma da Famila, ad Emi, ad AEO, Mega, Urrà, Cash & Carry, Garmi Catering, quindi cioè lì ci sarà una grossa movimentazione di beni, sia per la casa, per il servizio alla persona, quindi, e tra l'altro è un gruppo che opera nel quadrilatero dell'Italia centrale, quindi ci sarà di sicuro un incremento altissimo e molto importante dei mezzi di trasporto pesanti e quindi del traffico, e quindi noi dovremmo, come dicevo, garantire la sicurezza stradale, sanitaria e anche la viabilità di quel territorio, altrimenti cioè non solo possiamo cogliere l'opportunità dello sviluppo, ma magari potremmo anche avere più problemi che altro. E allora, onde evitare questo, bene, perché poi lì ha citato il tema delle alluvioni su quella praticamente diretta del Cerro, più volte è stata colpita dagli sforamenti del Tevere e del Nestro, e anche se c'è stata questo intervento, diciamo al momento lei mi dice risolutivo, e speriamo che lo sia, ci sono durante l'anno possibilità di sforamenti delle acque
anche in altri punti. Quindi bene e grazie per il tavolo, bene che tutti gli enti facciano la propria parte, sicuramente anche la valutazione della VAS è fondamentale per far sì che si sblocchi il progetto e si possa procedere, anche perché gli altri enti sono subordinati anche a queste prime approvazioni di impatto appunto ambientale. Grazie.